Cava Ferro SRL, una grande famiglia che compie 25 anni. Nata ad opera di Vincenzo Pezza, i figli continuano a portare avanti i valori della gentilezza e della professionalità. Cava Ferro si trova a via Cesaro a Cava dei Tirreni. Noi abbiamo sempre creduto dalla prima giornata di poter regalare questa gioia alla città, a tutti i tifosi. E finalmente oggi, con 4 giornate d'anticipo, ce l'abbiamo fatta. È un'emozione immensa, siamo felici perché volevamo questo. Volevamo che i ragazzi potessero festeggiare, l'hanno meritato questo campionato. Sì, il gruppo squadra ha dato la C1 alla Cavese e a Cava dei Tirreni, quindi l'entusiasmo nostro della classe giornalistica cavese e anche l'entusiasmo di tutta la città. La Cavese adesso dovrà proteggere questa possibilità di giocare tra i professionisti. Che cosa programma la società? Ora ci godiamo il momento, perché è giusto che sia così. Abbiamo atteso già dall'anno scorso, ci siamo arrivati a un soffio, ora ci godiamo il momento. Il nostro progetto non l'abbiamo mai nascosto, noi volevamo arrivare in Serie C perché deve essere un punto di partenza per questa piazza che è meravigliosa. E da domani ci rimettiamo all'opera. Eccolo, lo giudice, il responsabile dell'area tecnica della Cavese Calcio. Siamo in diretta su RTC Quarta Rete. È un gran momento per questo pubblico che si è presentato qua a Cava per celebrare il vostro trionfo. Gli 80 metri sono stati coperti tutti? Sì, sono stati coperti tutti e soprattutto sono stati coperti in tempi record, perché nessuno credo si aspettasse la vittoria del campionato a 4 giornate alla fine. Cioè, forse molti lo davano per scontato quando c'è stata la conferenza stampa, ma non è stata così, perché insieme a noi c'erano altre 3-4 squadre che avevano budget importanti e avevano allestito anche delle squadre sicuramente competitive. Probabilmente qualcuno ha anche sminuito questo girone, mi ha dato molto fastidio perché vincere è sempre difficile, e poi ha detto da chi ha fatto questo girone negli anni successivi è stato il girone che mai è stato così competitivo, quindi grande merito a questi ragazzi, a tutta la società che ha vinto il campionato 4 giornate d'anticipo. Una Cavese che ha vinto il campionato con 4 giornate di anticipo. Siamo in diretta su RTC Quarta Rete. Grande stagione anche da parte tua e di tutto il pacchetto difensivo della Cavese. Sì, ma tutta la squadra ha fatto una grande stagione secondo me. E per quello che siamo dove siamo e abbiamo vinto il campionato, perché tutti quanti, chi ha giocato meno, chi ha giocato di più, è stato un gran gruppo e quello che ha fatto la differenza. Eri venuto per fare una prova, poi sei stato tesserato subito praticamente. Senti, la prossima stagione ti farebbe ancora piacere continuare a giocare e soprattutto continuare a giocare con la Cavese? Certo, non posso nasconderlo. Non dipende da me, però adesso godiamoci il momento, poi dopo vediamo che succede. Questo gruppo ha dato la C1 a Cava dei Tirreni e l'entusiasmo nostro e l'entusiasmo di tutta la gente di Cava. Sono contento di aver, insieme ai ragazzi e anche a Mister Cinelli, aver regalato... Siamo felici di aver reso una città felice, perché erano 18 anni che non vincevano un campionato. L'ultimo è stato insieme a me, hai contato Mir. Io voglio ringraziare i miei collaboratori che ho trovato qua, Favasul, il preparatore dei portieri, il preparatore match analysis, tutti i collaboratori sono stati validissimi. Un ringraziamento al presidente che ha fatto una scelta difficile, ci siamo assunti delle grandi responsabilità del presidente insieme al direttore, che ha costruito un'ottima squadra, lo giudice, quindi insieme a De Liguori. Ma la cosa che oggi mi preme di più è ringraziare la squadra che ha regalato la felicità a questa città. Gli scettici sono stati serviti, perché eri arrivato a novembre e sei stato decisivo. Ma alla fine
Il mio obiettivo era questo, vincere solo il campionato, poi i gol sono una conseguenza. Però dopo aver trovato un gruppo così era impossibile non vincere. E per me è stata una soddisfazione doppia. Ecco, anche perché sei in una città che ti ha adottato, questo lo possiamo dire affettivamente parlando. Ti farebbe piacere continuare qui la prossima stagione? Guarda, avendo la famiglia qui è normale, per me è stata una doppia rivincita soprattutto, ma vediamo cosa dirà la società, vediamo cosa succederà. Intanto io mi godo questa giornata, mancano altre 4 partite, vogliamo vincere pure la Supercoppa e dedicare questa vittoria e la Supercoppa a una persona che 18 anni fa è mancata, come Catello Mari. Allora, siamo in diretta su RTC Quarta Rete. Hai vinto ancora un campionato, non sei stato il capocannoniere quest'anno, però comunque sei sempre stato utile con lo spirito di sacrificio in particolare. Avresti voluto segnare anche di più magari? Sì, ti dico la verità, quest'anno ho messo tutto da parte, obiettivi personali, l'importante era vincere il campionato, poi se venivano i gol era tutto in di più per aiutare la squadra, però ho cercato in tutti i modi di portare impegno e di portare la Cavese in Serie C e ci sono e ci siamo riusciti. Serie C l'hai fatta in passato, sarà un campionato duro per Cava dei Tirreni e per la Cavese? Sì, ci chiudiamo il momento, poi la Serie C se ne parlerà dal primo luglio. Sicuramente la Cavese in Serie D era sprecata, quindi almeno in Serie C è la categoria che compete la Serie C.